Analogic Friday Techno News, edizione speciale di Techno Friday. Buonasera a tutte e tutti, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Techno Resistance, resistenza tecnoculturale. Benvenute e benvenuti. Dunque, episodio speciale dedicato a una label romana, italiana. La label si chiama Analogic Density e da qui ho dato il nome della speciale trasmissione di questo Techno Friday con il nome Analogic Friday. Dunque, stasera fino alle ore 22 circa, sonorità techno pure, techno old school style in versione odierna con 6 produzione della Analogic Density, etichetta italiana nata in Italia con artisti all'interno che collaborano e producono sia italiani che internazionali. Quindi Analogic Density esce in produzione con 5 fantastici dischi in vinile, alcuni anche colorati, marble, alcuni gialli, azzurri, rosa e altri normali neri, 180 grammi sempre. Analogic Density, quindi etichetta che si caratterizza per una scelta particolare oggi, quella ovvero di editare tracce prodotte esclusivamente da sorgente analogica, quindi strumentazione 100% totalmente analogica in tutte le produzioni techno di Analogic Density. Qui vi invito allora a visitare anche il sito di Analogic Density, quindi www.analogicdensity.com, e da qui trovate le release, il collegamento anche al SoundCloud e Facebook. Quindi Density, etichetta romana, e quindi il mio primo saluto va innanzitutto a tutti i ravers di Roma e non solo, in generale per ravers si intende ovviamente quella persona talmente innamorata e amante delle sonorità elettroniche che si coinvolge attraverso la musica nella danza condivisa, la danza trance tribale che crea la musica techno, la musica elettronica. Quindi musica elettronica non bisogna dare per forza il connubio con le sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo, ecco no, la techno, l'elettronica fa parte della musica, quindi basta con storie che denigrano la musica elettronica e la techno. Noi amiamo fermamente la techno, noi non ci fermiamo mai, andiamo avanti e amiamo questo genere di musica fino alla morte. Sembra quasi un inno. E questa sera quindi puntata specialissima dedicata a tutti i ravers del mondo, ma in particolar modo ai ravers di Roma, a tutte le amiche e gli amici che ho incontrato negli anni passati ai rave a Roma e non solo. E questo va soprattutto però a chi ha avuto il coraggio, devo dire, di mantenere questa passione e questo amore nel corso degli anni. Siamo cresciuti, ora siamo quarantenni, alcuni anche addirittura cinquantenni e forse anche di più, ma non è l'età che conta, non ho l'età, ma ascolto la techno. Eh già, la techno non ha età, e per tutti quanti l'età, l'importante è saper educare i propri gusti musicali. Oggi c'è tanta, tantissima produzione di musica elettronica, ma non tutta purtroppo è di alta qualità. E nella mia scelta prediligo quelle produzioni che mantengono una linea, quale ad esempio quella della Analogic Density Records, etichetta romana che mantiene la scelta di registrare tutto da sorgente di strumentazione analogica, quindi potete ascoltare strumentazione della Roland LTB 303 oppure la TR909, una 707 o la 808, incredibile e fantastica, la drum machine Roland,
in tutti questi dischi tanta strumentazione solo e esclusivamente analogica, e gli artisti che collaborano con Analogic Density sono molti, ed ora ve li vado a descrivere. E per far questo vado sulla pagina di YouTube dell'etichetta Analogic Density per descrivere quali sono solamente, ecco, ora mi limito a elencare i nomi, che sono Stefano Rocchi, fratello di Riccardo Rocchi, che produceva su ACV Records, Labarom, Low Frequency 77, Soul, l'artista Soul, Geotopism e le Codial Tage, quindi abbiamo anche un'artista tedesca veramente speciale con delle novità incredibili. Ecco, seguite The Polygirl, personalmente ha editato questa ragazza una delle tracce più belle techno per me di sempre, ed edita in questa discografia di 5 capolavori in vinile di Analogic Density più un tape che si chiama Planet Obsolescence. Planet Obsolescence. Mi si è impappinata, intorcinata la lingua, vuol dire che devo smettere di parlare e passiamo alle danze. Già di sottofondo state ascoltando il primo disco che termina di Analogic Density. Ci sarà poco intervento vocale durante questo missaggio, perché ripeto, purtroppo sono stato poco bene nei giorni passati, quindi fate venia, godetevi la musica, e ci sarà un intervento in mezzo alla trasmissione, circa un'ora e venti, un'ora e mezza di trasmissione, e parlerò sopra la musica e descriverò gli eventi in programma di musica elettronica con speciale attenzione per la musica techno, e quindi nella zona di Roma e del Lazio, e delle iniziative di musica elettronica e techno in generale in tutta Italia. Questo su Radio Techno Resistance, Analogic Friday Techno News, il Techno Friday speciale di Radio Techno Resistance. Un saluto e un abbraccio con tantissima bellissima musica techno analogica su Radio Techno Resistance, resistenza techno culturale.
20:35 circa, primo giugno 2018, periodo particolare dell'anno, le giornate si allungano veramente tanto, il sole inizia a cuocere durante l'arco della giornata e in serata si respira, non so dove voi siate. Io sto nella zona di Latina e per fortuna dove io vivo, in un piccolo paese in provincia di Latina, piccolo, esattamente a Sesse Romano, beh qui si respira per fortuna aria profumata di gelsomino e rose, un odore floreale che arriva dalle finestre aperte per far entrare aria nel piccolo studio di Radio Techno Resistance, la neonata web radio che da poco più di 2 mesi anima il cuore e fa godere le orecchie di chi ama e ascolta la musica elettronica con particolare devozione per la musica techno, la musica techno acid, l'old school, le nuove produzioni valide, quindi educazione di musica elettronica su Radio Techno Resistance, umilmente da parte mia, da parte di Jimmy. Io ascolto e acquisto vinili techno dal 1988, quindi sono 30 anni che coltivo questa passione a livello amatoriale ma anche professionale. E allora questo Techno Friday particolarissimo che si intitola Analogic Friday, dedicato all'etichetta, alla label romana, quindi al suono di Roma, con Analogic Density, che è una nuova etichetta che è, diciamo, sulla scena underground elettronica techno da circa 2 anni. E allora vi consiglio e vi invito anche di visitare il sito dell'Analogic Density, e il sito esatto è www.analogicdensity.it, e qui potete trovare la descrizione delle release varie, quindi qui trovate anche la descrizione di un'etichetta acid old school, una label italiana distributrice solo ed esclusivamente di vinile, nata nel 2014, crede nella techno come rappresentazione di uno stile di vita, di una passione, di una forma di aggressione, come una tribù indigena, e quindi gli ascoltatori di techno, gli artisti che compongono la label Analogic Density, che ascoltano magari la musica techno da prima dei 18 anni, e poi diciamo che nel corso di questi anni c'è stata un'involuzione da parte delle produzioni techno, e invece Analogic Density risveglia vecchie sonorità riportandole ai tempi di oggi, old school techno, produzioni che sono masterizzate a livello professionale. E ecco, potete contattare l'etichetta attraverso il sito oppure attraverso una mail info@analogicdensity.it, oppure inviare una letterina o magari un CD a strada statale Casale Asti 27 San Giorgio Monferrato, questa è la sede legale dell'Analogic Density, oppure il numero è 339-192-2867. E ripeto, invece la mail è info@analogicdensity.it. Sono numerosi davvero gli artisti che partecipano al progetto di Analogic Density, tra cui Labarom, Low Frequency 77, Sour, Polygel, Geotropism, Stefano Rocchi, lo stesso Ruggero Patrizzi, che è la mente fondatrice, ideatrice di questa incredibile label, ripeto, romana, quindi italiana, di musica techno editata esclusivamente in vinile, e le registrazioni, le masterizzazioni in vinile sono valorizzate dall'esclusività della provenienza sonora esclusivamente analogica. Quindi Analogic Density, mi ho fatto un po' di promozione perché veramente se lo merita, e quindi ho deciso di dedicare agli amici di questa label
questa speciale edizione Analogic Friday per il Techno Friday e le Techno News. E siamo arrivati a quasi un'ora di missaggio, sempre Gianmario Arena sottoscritto H Jimmy per gli amici che mi conoscono da circa 30 anni. Siamo arrivati dunque a quasi un'ora di mix venerdì 1 giugno 2018 verso le ore 21 e 15 al massimo. Ci sarà lo spazio dedicato alle techno news, alle informazioni riguardo gli eventi in programma di musica elettronica e techno in Italia, con speciale attenzione alla zona di Roma e Lazio, ma comunque sia informeremo anche delle iniziative fuori dal Lazio e quindi in tutta Italia. Quindi restate sintonizzati su Radio Techno Resistance, Resistenza Tecnoculturale, e vi ricordo che se volete inviare una dedica, un ringraziamento, un saluto, una critica, un commento di qualsiasi genere, potete farlo tramite il numero WhatsApp di Radio Techno Resistance e il numero è 389 91 78 482. E allora andiamo avanti, diamo appuntamento più tardi tra le 21 e le 21.15 circa, missaggio permettendo, l'appuntamento con le Techno News e la descrizione degli eventi di musica elettronica techno in programma in Italia. Restate sintonizzati, invitate amiche ed amici, sempre un saluto e un abbraccio da Jimmy, sempre solo tanto tanto vinile, Techno Esite, cassa dritta o cassa spezzata, tanta baseline e tanto tanto suono analogico su Radio Techno Resistance. Ecco dunque allora appuntamento 21, 21 e 15 con le Techno News, informazioni per le iniziative, gli eventi in programma di musica elettronica e techno in Italia. E a seguire, nel fine di questa trasmissione, ci sarà il set di Fabio Il Giusta, 25 minuti circa di live set analogico a Bomba Techno, grazie a Fabio Il Giusta, e un saluto anche a Ruggero Patrizzi. Radio Techno Resistance, resistenza tecnoculturale, ci colano le porte e noi andiamo avanti.
Thank you.
Yeah.
Music Friday, per Techno Friday Special Edition dedicata alla label Analogic Density, label romana nata nel 2014, che vede numerosi artisti presenti della scena techno romana ed internazionale. In particolar modo abbiamo ascoltato tutte le tracce, stiamo ascoltando tutte le tracce di tutte e sei le release, incluso il tape che si chiama Planned Obsolescence su Analogic Density Records. E quindi gli artisti erano Lowfrek 77, Labarom, TMA, Xerox, Sorex e poi Riccardo Rocchi, Sirio Grai, Soul, Roberto Figus, Feedback, Geotropism e Stefano Abacogel, la ragazza tedesca che, incredibile, ci sono due tracce di Polygirl che veramente mi attirano, una l'abbiamo sentita a due tracce precedenti e poi abbiamo ascoltato questa traccia ora di Soul, Crashing Echo e poi ancora The Polygirl con Nowhere Now Here Analog Density Records e ancora Soul, Barugon, sempre su Analogic Density, perché questa è la serata ed il set dedicato solo ed esclusivamente alla label Analogic Density di Roma. E volevo anche elencare i titoli delle release che sono uscite su Analogic Density, le vado a vedere dal sito perché le copertine, anche queste molto particolari e carine, non tutte hanno scritte le tracce. Quindi allora la prima release si chiama Time and Machines, Rising Plant, secondo EP su Analogic Density, poi The Third Chapter e poi Dogma, la quarta release, e la quinta che sarebbe il tape Planned Obsolescence, e l'ultima, secondo me forse la più bella, questo è il mio personale parere, che è Spiral of Synapses. E qui voglio segnalare la mia traccia preferita, questo lo posso dire, che è The Polygirl con Passing the Dark Planets, il mix originale quindi di The Polygirl, Passing the Dark Planets, veramente una traccia particolarissima che riecheggia un po' e ricorda le sonorità di The Mover, ma comunque sia molto personale ed originalissima questa release di Polygirl, questo talento di questa ragazza tedesca. E allora, come promesso, ma in ritardo di quasi mezz'ora perché avevo promesso per le 21:15, sono le 21:45 passate, andiamo a descrivere quelle che sono le iniziative di questa settimana. E quindi ora andiamo ad elencare e descrivere gli eventi in programma questo fine settimana in Italia. E dunque, proprio questa sera al pub dei miei cari amici di Roma, nella zona Garbatella, in piazza Augusto Albini 13, quindi zona Garbatella, la birreria è lo Spin Beer and Records. Dunque stasera ci sarà questa iniziativa con Jay Frank, cofondatore della net label Brainstorm Lab e membro del progetto Distant Future, veterano della scena da più di 10 anni con i suoi live. Jay Frank dunque in un live techno, questo possibile da ascoltare questa sera, già in corso l'iniziativa dalle ore 21 alle ore 1, e vi ricordo che presso lo Spin Beer and Records appunto potete trovare anche dei bellissimi, stupendi vinili techno in vendita, tra cui anche i vinili della Analogic Density, quindi se volete acquistare i dischi che avete ascoltato dell'Analogic Density e volete bere una bella ed ottima birra artigianale di ottima qualità ed ascoltare un live set eccezionale, recatevi questa sera fino a luna di notte in preserata, quindi in prenottata, l'Electronic Session con Jay Frank, Techno Live Set.
Per quanto invece riguarda domani, iniziamo subito con le iniziative che riguardano il sabato, quindi per il 2 giugno 2018, la Roboterie organizza presso il Rashmon Club l'evento con Lady Maru, diverso, e vari artisti che collaboreranno e suoneranno a questa iniziativa. Ma l'iniziativa più incredibile è invece questa sera venerdì 1 giugno presso il Circolo Magnolia, però questa al nord, a Segrate, Milano, in collaborazione con il Dude Club, Ellen Alien in console, Ellen Alien Walking Shadow, Nowhere Music, quindi al Magnolia Estate Festival, mini festival di Milano a Segrate, questo questa sera. E ancora in quel diriccione, ancora il Cocorico resiste ad anni ed anni di storia della musica techno, della musica elettronica, della musica dance, e stasera è un'incredibile serata perché alla Piramide Cirillo, Idris D e Richie Odwin in compagnia anche di Francesco Farfa e Ricky Montanari. Quindi serata eccezionale per chi si trova fortunatissimo nella riviera romagnola. Stasera presso il Diriccione, Rimini, Cirillo, Idris D e il maestro re della techno Richie Odwin. E domani invece, sabato 2 giugno, a Roma il Techno Festival on the Beach con Human, Marciani, Roberto Perez, Noun Code, Jory Hans, Pisapia e Docet. Adesso clicco sull'evento perché non ho ben capito dov'è questo evento. È presso un posto che si chiama La Rivetta a Fregene, quindi questo evento è a Fregene domani dalle ore 18, questo festival a Fregene, La Rivetta, Soul Food and Relax, Techno Festival on the Beach con Human, Marciani, Roberto Perez, Unknown Code, Grogi Hams, Lorenzo Pisapia e Docet ed altri DJ di musica house e techno, questo presso La Rivetta a Fregene da domani pomeriggio dalle 18. E questo è invece in provincia di Taranto, a Castellaneta. Il club si chiama Clorofilla e in console ci saranno The Element, Gianfranco Troccoli, Adiel con Ben Clock, quindi serata bomba con Ben Clock, Adiel e tanti altri bei artisti. Questo domani sera in provincia di Taranto, che a quanto pare è una provincia molto attiva nella scena techno, a Castellaneta, Clorofilla Club, Ben Clock e Adiel. Sempre domani sera, questo lo fanno a Bologna, al Link di Bologna, ci sarà lo showcase con Conflict, Scandal e Computer Numerical Console e Kobold, quindi l'iniziativa Sphere al Link di Bologna. Per fortuna anche questo è un storico locale di Bologna che continua a resistere e a proporre iniziative tecno di qualità. Sempre domani sera, sabato 2 giugno, a partire dalle 23, Alex Dogana, Tecno Treno Party con Luciano Lamanna e come ospite Domenico Crisci. Questo è Alex Dogana, sito a Roma, nell'ex scalo San Lorenzo. E invece domenica 3 giugno, all'Alba Club, al mattino, dalle 4 del mattino, dopo After al Alba Club con Giorgio Forte, aka Superman, e l'amico Sergio Cristini. Quindi un saluto e un abbraccio a Giorgio e a Sergio Cristini, complimenti per questa iniziativa carina, dalle 4, quindi in zona After Hour, dalle 4 del mattino di domenica all'Alba Club dopo After Hour. E dunque queste sono le iniziative più significative, tra quali io, ecco, vorrei segnalare questa iniziativa con Ben Clock al Clorofilla insieme ad Adiel a Castellaneta in provincia di Taranto, e
l'iniziativa a suo punto del Cocorico con Ricci Odin, Cirillo e Idris di Francesco Farfa e Ricky Montanari. Queste sono le iniziative in programma fra stasera, domani e domenica per l'Italia riguardo la musica elettronica. Presto novità anche da parte di Radio Techno Resistance, che ripeto cerca collaborazioni, collaboratori DJ di musica house e techno che vogliono collaborare nella preparazione, programmazione di eventi per quest'estate e per l'autunno 2018. E vi rammento che per chi si trova a Roma e vuole gustarsi un'ottima birra, questa sera presso lo Spin Beer and Regals nella zona Garbatella a Roma ci sta questa Electronic Session con J. Frank e la Reset e tanta tanta birra artigianale di ottima qualità, ve lo posso garantire perché ho frequentato spesso lo Spin Beer, in quanto c'è possibilità di ascoltare musica techno e bersi un'ottima birra. Bene, andiamo avanti per ancora circa una mezz'oretta con le ultime due tracce. Queste che abbiamo ascoltato era Sur con Barugon e Stefano Rocchi con la traccia Acid Now, e a seguire ci sarà il Ciusta con il suo Fucking Rave Live 7, esponente di musica analogica. Ho seguito Fabio nel suo evolversi, nella sua produzione, quindi ascolteremo DJ Parex aka Fabio il Ciusta con la sua produzione in un live set registrato da File. Abbiamo ascoltato quindi vinile, musica in tape e cassetta di Analogic Density. Vi segnalo ancora il sito di Analogic Density, label di Roma, che è www.analogicdensity.it. dunque, Radio Techno Resistance, resistenza tecnoculturale, Analogic Friday e le Techno News. Terminiamo questo episodio con il last dopo questa traccia di Stefano Rocchi. Alla grande, Radio Techno Resistance, l'appuntamento è per mercoledì prossimo con Techno Wednesday. Auguro un buon fine settimana con tanta buona musica elettronica, house e techno per tutti quanti. Buona nottata e buon proseguimento e buon weekend a tutti. Un saluto e un abbraccio da Gianmario Arena, Jimmy, Radio Techno Resistance, resistenza techno culturale. We'll be right back.
Nel cervello soltanto la tecno, il mio cuore batte per te, Radio Tecno Resistance.